Buongiorno a tutti, direi che possiamo iniziare. Abbiamo anche fatto trascorrere il consueto quarto d'ora accademico, quindi possiamo prendere il via per questa presentazione del volume Leonardo Bistolfi, Percorsi inediti dalla Gipsoteca di Casale Monferrato. Volume che fa bella mostra di sé qui al mio fianco, tra l'altro, piccola curiosità che magari può fare piacere, poggia su un mobile che viene da quella che era la dimora del maestro, quindi insomma c'è un legame anche oggettivo. No, qua. Dandovi il benvenuto e ringraziandovi per la presenza così ampia e qualificata, mi presento, sono Anselmo Villata, capo ufficio stampa del Comune di Casale Monferrato, e vi accompagnerò in questa mattinata ricca di interventi. Partirei immediatamente, proprio perché abbiamo insomma un elenco piuttosto corposo di relatori, e darei subito la parola per il benvenuto istituzionale al sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi. Sì. Innanzitutto buongiorno a tutti. Grazie per questa presenza così numerosa che ci inorgoglisce, e sono felice di poter essere giunti alla fine di un percorso e all'inizio di uno nuovo. E innanzitutto essere tornati a utilizzare in maniera così frequente, dopo averla ristrutturata, dopo averne modificato gli arredi e resa una vera sala conferenza, il Salone Vitoli del museo. Beh, questo salone è uno dei fulcri culturali della città e quindi è il luogo adatto oggi per portare all'attenzione di tutto il pubblico appassionato e di tutto il mondo la nuova pubblicazione, che fa parte di un percorso molto più grande, che con l'amministrazione, con l'assessore Fracchia, con il vice sindaco Capra, che si è occupato in maniera esclusiva di alcune operazioni che riguardano la nuova vita di Bistolfi, abbiamo messo in campo. È un'operazione che parte da lontano. Parte da lontano perché è figlia della contaminazione che alcune persone appassionate hanno trasmesso agli amministratori. Mi riferisco a Elena Varvelli, che è qui presente, e andando indietro nel tempo agli anni in cui da assessore frequentavo l'ex direttrice del Museo Germana Mazza, che spendeva i momenti liberi delle pause caffè, molto rare peraltro, nel raccontarmi come sarebbe dovuto essere il percorso di Bistolfi negli anni a venire, in cui lei non si sarebbe più occupata direttamente del museo. E devo dire che tante di quelle cose di cui avevamo parlato oggi le abbiamo potute realizzare. Questo mi fa molto piacere. E quindi vi ringrazio per quello che avete fatto per questa città, operando nella direzione della sensibilizzazione nei confronti di questo artista e di tutto il mondo culturale. Con voi ringrazio Alessandra Montanera, che è la nostra spalla, il nostro consulto tecnico e scientifico di alto profilo, che ci permette di dare vita in maniera piena alle nostre iniziative. Dicevo che le operazioni sono state tante, perché la prima è stata, grazie a Sandra Beresford, poter creare un'unità di intenti con l'ultima erede della famiglia di Stolfi, la signora Wanda, e fare in modo che dopo circa 30 anni in cui si dialogava di questa opportunità, l'intera collezione Bistolfi potesse arrivare a Casale Monferrato, potesse tornare a casa nella terra natia dell'artista. Senza Sandra Beresford, che ha firmato questo volume e che ringrazio di cuore per la fiducia che mi ha tributato personalmente, non saremmo mai potuti arrivare a questo punto. E il poter mostrare alcuni attrezzi dello studio del maestro in questa città, all'interno del nostro museo, è perché siamo riusciti, grazie a Sandra, a dimostrare alla signora Wanda che qui avrebbero trovato una casa degna. E quindi alla famiglia Bistolfi non è mai interessato il lucro rispetto alla memoria del proprio caro. Non è mai interessato vendere la collezione, vendere gli arredi, le lettere, che testimoniano una fitta corrispondenza con gli uomini più importanti della sua epoca, ma interessava che ci fosse una realtà pubblica che mantenesse pubblici questi beni e che li potesse valorizzare al meglio. Ecco, grazie a Sandra abbiamo fatto sentire di casa la signora Wanda, che ha deciso dopo 30 anni di effettuare questa vastissima donazione. Quindi la prima parte di questa grande avventura è stata poter acquisire tutta la collezione. La seconda parte di questa grande avventura è stata quella di dargli una casa. Voi sapete che alle nostre spalle il Palazzo del Santa Croce,
che nei suoi saloni ha la prima sala consigliare del comune, che quindi riveste anche un'importanza dal punto di vista istituzionale di grande significato, era in mano a privati da qualche anno, era stato costruito un centro commerciale che non era mai funzionato, le sale del piano superiore erano abbandonate, quindi destinate al degrado. Ecco, la seconda parte dell'operazione è stata acquistare questo bene dal privato che l'aveva in gestione ancora per circa 70 anni dall'amministrazione pubblica e lavorare all'unione di questo bene al museo. Quindi oggi è nostro, oggi è tornato a essere di proprietà della comunità e stiamo lavorando per far partire i lavori di unione dei due complessi. Questo permetterà l'ingresso da via Roma al museo, permetterà un'osmosi con i ragazzi del liceo artistico che troveranno dei nuovi spazi, adesso stiamo studiando come per poter operare all'interno del polo museale, ma soprattutto ci permetterà di tornare in possesso della prima sala consigliare del comune e di ospitare in un luogo ampio e adatto tutta la collezione Bistolfi. La terza parte dell'operazione è quella che ha curato Luigi Cerutti con grande spirito di comunità, perché è andato ben oltre il suo ruolo di amministratore delegato della più importante casa editrice italiana d'arte. Luigi è uno dei ragazzi che da Casale sono partiti, hanno fatto strada e che tornano oggi a Casale per valorizzare il patrimonio artistico monferrino, non solo per campanilismo, di cui un po' siamo vittime anche noi, ma perché effettivamente ci si rende conto che qua c'è molto da fare e vale la pena lavorare. E quindi tutto il tema dell'archivio digitale e della pubblicazione. Questa pubblicazione ci riporta finalmente, dopo la prima di tanti anni fa, e si vede dell'allora edizione PM di Casale Monferrato, che era sicuramente un volume pregevole, però ormai d'antan, ci riporta all'attualità e può consentire all'amministrazione di fregiarsi di un volume da utilizzare nelle occasioni ufficiali, come dono per le delegazioni ospiti, ma soprattutto come bookshop per il nostro museo di alto profilo, di alto livello, riconosciuto a livello globale. Ecco, credo che in questi anni, compresi i due del Covid, dove purtroppo abbiamo dovuto in qualche modo interrompere la normale operatività, siamo arrivati oggi a presentare un ottimo risultato. Sono felice di farlo nelle mie ultime settimane di mandato da sindaco, ma sarebbe stato uguale che l'avesse fatto Emanuele nelle settimane a venire, perché abbiamo condiviso tutto questo progetto, l'abbiamo fatto nostro, ci abbiamo lavorato assieme, qualcuno è stato il frontman di questa operazione, ma in tanti ci abbiamo lavorato. E quindi il grazie va a tutti voi e voglio concludere con un ringraziamento al presente e uno al passato, al presente Anselmo Villata, critico d'arte che ha contribuito non solo nel suo ruolo di capo ufficio stampa del comune a promuovere questo tipo di iniziativa, e vedo in fondo Gabriele De Giovanni, che è stato ceduto a parametro zero all'ASO, è diventato capo ufficio stampa dell'embrione che darà vita all'IRCS sul mesotelioma e le patologie ambientali a Casale d'Alessandria, ma che è stato per tanti anni capo ufficio stampa della città di Casale, ma che soprattutto ha avuto la pazienza di costruire una mappa interattiva globale sulle opere di Bistolfi, che è una chicca che va a impreziosire ancora di più il nostro percorso e testimonia come la comunità locale sia legata a questo artista e voglia fare di tutto per la sua promozione. Quindi siamo qui oggi, è un momento di gioia e di festa per tutta la comunità, deve diventare un momento collettivo e diffuso più possibile, ma quello sta a noi, a credere nel nostro artista di punta e credere nella conservazione dei beni che ci sono stati lasciati in eredità e che abbiamo il dovere di rendere migliori alle prossime generazioni. Grazie. Sindaco, prima di passare oltre, una domanda su quello che può essere il valore dell'ecosistema bistolfiano a Casale Monferrato in ottica di promozione del territorio. Sicuramente di alto profilo. Quest'anno vinciamo il titolo di città europea del vino e quindi avremo tantissimi appassionati di vino che verranno a trovarci. Ecco, visto che sarà un evento di alto profilo anche culturale, perché chi è appassionato di vino ha voglia di visitare la città e potersi dedicare anche ai momenti di cultura, e quindi al centro di questo percorso dovranno esserci il museo e il teatro. Ecco, poter offrire il mondo di Bistolfi a chi ci viene a trovare anche nel museo interattivo digitale che è
ubicato in varie parti nascoste ma da scoprire della città, ritengo sia un grande valore aggiunto e anche la cosa di cui avevamo bisogno, perché siamo una piccola città con una grande storia, una città d'arte che però ha bisogno di azioni nuove per essere valorizzata. Aveva bisogno sicuramente di togliere la polvere da qualche ripiano per essere valorizzata al meglio. Quindi grazie ad Alemandi, grazie a Luigi Cerutti, grazie a tutto il suo staff e al nostro staff abbiamo potuto realizzare questo intento che, come dicevi tu nella domanda, anche dal punto di vista turistico della promozione territoriale ci permette di spendere carte che altre città non hanno e darci un'unicità. Grazie. Grazie ancora Sindaco. Ora cederei la parola all'assessore alla cultura e all'istruzione, Giglio Lafracchia. Posso stare seduta? O... No, okay. No, devo alzarmi. No, scherzo. Mamma mia, no, esageriamo. E dopo tutte le cose belle che ha detto il Sindaco, è un po' dura dire ancora qualcosa come parte di amministratore. Questo qui è un'altra tappa che portiamo alla fine, che finiamo, ma è un'altra tappa del nostro lavoro su Leonardo Bistolfi, un grandissimo scultore, uno scultore che ogni volta che entro in gipsoteca non faccio altro che innamorarmi di quello che vedo quando entro, perché questi gessi, che ce n'è qualcuno che sembra che ti parli, talmente sono belli, talmente sono fatti con amore. E allora insieme alle mie donne del Bistolfi, come le chiamo io, la dottoressa Rorvelli, la dottoressa Montanera e la dottoressa Beresford, si è pensato di rendere ancora più omaggio al nostro scultore, al nostro artista, che è famoso in tutto il mondo, perché opere del Bistolfi se ne trovano in tutto il mondo, qui ce n'è solo una piccola parte, e con questo volume, grazie anche alla casa editrice, alla Luigi Cerruti, siamo riusciti a rendere più omaggio a Bistolfi. Io mi sono fatta un elenco delle persone da ringraziare, perché normalmente poi ci si dimentica tutti. Allora, voglio ringraziare in primis la signora Wanda Martelli Bistolfi, che oggi non è qui con noi, ma che è a cui dobbiamo la generosa donazione della collezione di famiglia, che è stata tramandata di generazione in generazione dalla morte dello scultore e che ora ha trovato la sua casa in questo museo. Un grande ringraziamento alla casa editrice Alemandi, che è rappresentato dall'amministratore delegato Luigi Cerruti e al suo staff, una realtà di assoluto prestigio perché sono nell'ambito della produzione e la commercializzazione dei libri d'arte, sono il numero uno. Gli autori e curatori del volume, la dottoressa Beresford, Alessandro Botta, Alessandra Montanera, per la professionalità e la competenza messa in campo e per le accurate ricerche ed archivistiche che hanno fatto in questi anni. A Martina Boano, la nostra stegista, volontaria, sì, che sta concludendo quest'anno di servizio civile al museo e che è stato un valido supporto soprattutto nella gestione delle fotografie che poi vedrete all'interno del volume. Non dobbiamo dimenticare la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ci hanno dato una grande mano in tutta questa opera di rivalorizzazione e di attività del museo. E poi un grande grazie alla nostra Elena Varvelli, perché lei veramente il museo lo cura con passione, con amore, e si vedono i risultati, perché veramente quando una persona nel suo lavoro ci mette la passione e ci mette l'amore, i risultati si vedono. E ringrazio tutti voi di essere qua presenti. È un onore avere così tante persone che vengono a onorare la memoria di Leonardo Bistolfi e tutto quello che ha fatto nella sua vita. Vi ringrazio dell'attenzione e io lascerei la parola a chi ne sa molto più di noi sul Bistolfi. Grazie Assessora. Prima di passare avanti con gli interventi, solo una piccola domanda, dato che Assessore alla Cultura e all'Istruzione, e questo può essere un volume che può essere veramente importante nella divulgazione della conoscenza del patrimonio cittadino,
Come si andrà avanti, magari nel rapporto con le scuole, con i più giovani e anche con i meno giovani? Assolutamente, vabbè, i meno giovani avranno più facilità magari di accedere al libro. Ai più giovani pensavamo di lasciare qualche copia per ogni scuola, perché poi ogni scuola ha la loro biblioteca, e quindi almeno 2 o 3 copie per ogni scuola, in modo che possano anche loro cominciare a vedere e ammirare Bistolfi. A parte che le scuole molto spesso vengono qua al museo a fare le visite, le portano, facciamo anche dei laboratori insieme ai bambini delle scuole, quindi sarà una cosa in più da far vedere ai bambini oltre quello che già possono vedere. E poi abbiamo anche il liceo artistico, che dal quale magari provvederemo a fare una donazione un po' più pesante di libri, per poter anche a loro, magari una per classe nel liceo artistico, in modo che loro abbiano un'immediata visualizzazione dell'opera. Benissimo, grazie. Allora, prima di concludere i saluti istituzionali con il dottor Cerutti, dato che è stato chiamato in causa e lo vedo qui di fronte a me, chiederei al vice sindaco Emanuele Capra di venire a fare un saluto. Io sarò brevissimo, solo per raccontarvi questo. L'intervento è stimolato da quanto ha raccontato Federico. Voi dovete sapere che quello che oggi vedete è questo volume meraviglioso che potrete sfogliare, nasce in una domenica mattina come questa di all'incirca 5 anni fa, nell'ottobre-novembre del 2019, quando io, il sindaco, prendemmo la macchina e, sfidando le nebbie delle nostre colline, andammo a Torino a casa della signora Martelli con la professoressa Beresford per scoprire di che cosa si stava parlando. Cioè, era nata la suggestione di poter avere in donazione questa collezione Bistolfi conservata nell'abitazione dell'erede del maestro, e allora partiamo e andiamo, ci troviamo in bar di Ozzano, forse l'unico aperto in quella mattina dove poter prendere un caffè, prendiamo la nostra macchina e andiamo a Torino. La cosa meravigliosa, è il motivo per cui ve lo voglio raccontare, e sorrido alla professoressa, perché la sensazione quella mattina era un po' quella di un bambino che a casa della propria nonna scopre piano piano negli armadi, nei bauli, nei cassetti, i ricordi della propria famiglia. La sensazione meravigliosa di entrare in quella casa era che ogni angolo era un pezzo di storia di Leonardo Bistolfi. E la cosa stupenda di questo volume è che ci viene raccontato non solo l'artista, da cui potrete rimanere estasiati vedendone le opere, visitando la gipsoteca, ma se ne scopre la vita. Cioè, c'è un pezzo di vita di Leonardo Bistolfi, i taccuini, i diari, come annotava le cose, le sue piccole collezioni, le sue piccole passioni, che esulano dalla sua attività artistica principale. Cioè, noi qui scopriamo, grazie a questo volume realizzato meravigliosamente, io non sto a ripetere tutti i ringraziamenti, riusciamo a scoprire un lato di Bistolfi che fino ad oggi c'era sconosciuto. E professoressa, io la devo sempre ringraziare pubblicamente, perché veramente il suo amore, il suo studio, la sua conoscenza della famiglia Bistolfi e il suo lavoro con l'erede per consentire che questa collezione diventasse di dominio pubblico è stato fondamentale. Dopo sono intervenuti Alessandro Motta, Luigi Cerutti, Elena Varvelli, Alessandra Montanera, cioè tutti coloro che rendono possibile questo volume. Ma questo volume ha un concepimento che è in quella mattinata, dove insomma si sono gettate le basi davanti a un caffè preparato rigorosamente con la moca dalla signora Martelli, e abbiamo cominciato a chiacchierare di come questa collezione poteva davvero diventare di dominio pubblico. C'è grazie. Una foto nelle cantine che bisogna portare. Quello che ha scoperto le opere, quelli di Galano, quelli delle cantine. Dopo essere stati lì, sì, perché lì siamo stati, abbiamo rischiato varie denunce, perché nessuno sapeva qual era il garage di Bistolfi, per cui abbiamo provato ad armeggiare con varie chiavi. No, lì sanno che hanno sbagliato ala. Allora, mentre aprivamo il garage, è arrivato il proprietario e fa: state facendo? No, mi scusi, sempre il garage di Bistolfi, andiamo di là. Sì. C'era la croce valida. E dentro c'era la croce. Abbiamo tirato sulla serranda, e dove voi trovate la 126 scassata della zia senza motore, noi abbiamo trovato un'opera di inestimabile valore.
Grazie, scusate se vi ho rubato questi due minuti. No, grazie vice sindaco. Penso, no, è interessante anche sentire questi aspetti che sono simpatici, da esploratori possiamo dire, no? Quasi scopritori di tesori nascosti. Bene, concludiamo la parte di saluti istituzionali con il dottor Luigi Cerutti, l'amministratore delegato della società editrice Umberto Alemandi. Grazie, grazie a tutti per essere venuti. E prima di unirmi ai ringraziamenti di rito, ma in realtà molto sentiti, la prima cosa che dico nello stare qui è che per me oggi è una giornata speciale, perché torno sempre a casa quando vengo a Casale, e poterci tornare con la mia professionalità, con il mio ruolo professionale, è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Da bambino Bistolfi fa parte della nostra storia di casalesi. Da bambino alle scuole, dalle medie, a visitare la gipsoteca, al liceo vedo Carlo Monichino, mio professore per 5 anni al liceo, quindi oggi, quando ho varcato la soglia del museo, con in mano il libro, frutto di molti mesi di lavoro, si sono intrecciate in me emozioni prettamente professionali, che sono quelle che ci animano ogni giorno in casa editrice, a tanti bellissimi ricordi. Per me quindi è significativo. Siamo stati qualche mese fa qui in questa stessa sala per presentare il libro del mai abbastanza compianto Elio Carmi della comunità ebraica, il libro sul Museo dei Lumi, ed esserci oggi per questa monografia su Bistolfi è particolarmente significativo, e quindi perdonerete l'emozione. Ringraziamenti che sono fondamentali. Il primo ovviamente a Federico in qualità rappresentante di tutto il comune di Casale Monferrato. Alla seconda puntata di quell'incontro che con Emanuele hanno avuto a Torino, si svolge sempre a Torino in piazza Emanuele Filiberto 13, negli uffici della casa editrice. Io ci chiamiamo quasi contemporaneamente per prendere un caffè e salutarci. Lui entra in casa editrice e mi dice: Bistolfi. Io dico: pensa che ti chiamavo perché volevo proporti una monografia su Bistolfi. Ci siamo guardati e abbiamo iniziato, come giusto fare, a fare i conti, e ci siamo messi all'opera per arrivare a oggi con un progetto ambizioso in cui il libro ovviamente è uno degli elementi, questa monografia è uno degli elementi che lo vanno a comporre. C'è stata e c'è in corso la difficile e complessa e sfidante gestazione della donazione con Sandra e con le persone del museo. C'è in corso l'archiviazione digitale delle opere e anche degli oggetti della vita di Bistolfi, che vedrà luce nei prossimi mesi, quindi non anticipo nulla, e c'è questa monografia. Quindi primo ringraziamento ovviamente a Federico e a tutta il governo e comune della città di Casale che ha creduto in questo progetto. Ovviamente un ringraziamento a Elena Varvelli e Alessandra Montanera, alla passione e alla professionalità che mettono a servizio di questo museo e che hanno messo a servizio di questo libro. Un ringraziamento alla curatrice del libro, Sandra Beresford, che è la custode di questa memoria di Bistolfi. E un ringraziamento ovviamente anche ad Alessandro Botta, che ha preso, è stato chiamato a prendere, ad entrare anche lui negli archivi di Bistolfi e a raccontare una storia da un punto di vista diverso. È importante, quando si parla di artisti, avere angolazioni diverse. La biodiversità delle voci che parlano di un artista è quello che lo rende maggiormente vivo e ne permette una diffusione maggiore. E poi un ringraziamento a quella che per quasi la totalità del percorso del libro è stata la condirettrice editoriale della casa editrice Alemandi, cioè Giorgina Bertolino, e che ha accompagnato la formazione, la creazione e è anche andata in stampa di questo importante volume. L'ultima cosa che voglio dire è: che senso ha oggi, ancora oggi nel 2024, pubblicare libri? Questa è un po' una domanda ormai anche etica che chi opera nelle case editrici si pone, al netto delle carte, impatti ambientali bassi, bassissimi, diciamo zero se vogliamo dire, il senso di affastellare pubblicazioni in un mondo che continua a gettarne fuori tantissime. La risposta che vi do io, in questo caso stringente di questa monografia, è che il libro è innanzitutto un dispositivo di pensiero. Non finisce tanto con la quarta di copertina, ma è un dispositivo che apre nuove porte.
quando ragioniamo con i nostri committenti usiamo dire il libro è un punto di partenza, non è mai un punto di arrivo. Di solito quando si preme il fantomatico pulsante di avvio stampa ci si rilassa, è un rilassamento che dura poco, perché il libro poi obbliga ad iniziare un percorso di consapevolezza che si è creata attraverso il lavoro che si è fatto per mesi, talvolta per anni, e che porterà a nuovi interrogativi, porterà ad aprire nuove porte. Ed ecco che questo è l'augurio che possiamo farci oggi, e se saremo bravi come casa editrice lo dimostreremo da oggi in avanti nel porre questo libro al centro di un qualche dibattito sulla contemporaneità e sull'antichità, e sperando di, attraverso questo dispositivo, avvicinare persone alla storia di questo artista, che è anche la storia di una terra, di un preciso momento nella lunga storia dell'uomo, nella lunga storia d'Italia. E in questo intreccio l'augurio che faccio è che molte persone attraversino Casale, passino, si fermino e possano conoscere qualcosa in più di noi. Quindi vi ringrazio con l'emozione di chi torna a casa. Grazie. Grazie dottor Cerutti. Allora, tolta la passione dal punto di vista umano e anche professionale naturalmente, però la riflessione sull'editoria porta a una domanda molto specifica. Questo volume ha un taglio molto particolare, e quanto ritiene che possa essere rivolto non solo agli studiosi e già ai conoscitori del maestro, ma anche a, diciamo, nuove leve o nuovi appassionati? Abbiamo fatto una scelta precisa con Federico e con Elena Varvelli, innanzitutto sul prezzo. Il prezzo di questo volume, per la media ovviamente dei volumi, diciamo, nello stesso paniere, è abbastanza contenuto, proprio perché la speranza era quello di dargli una diffusione abbastanza ampia. Personalmente, quando in casa editrice, più o meno trimestralmente, guardiamo i saldi di venduto dei libri, ci rendiamo conto che l'industria del libro dell'arte gode tutto sommato di buona salute. Ovvio, se io guardo i consuntivi e i bilanci della mia casa editrice quando io non c'ero nel 2004-2006, quello che posso notare è che c'è stata una contrazione delle tirature. Cioè, un libro come questo 20 anni fa sarebbe stato tirato in numeri decisamente maggiori. Ma al netto della contrazione delle tirature, che è un dato, la diffusione del libro attraverso lo straordinario compito delle biblioteche e attraverso la comunità scientifica degli studiosi, e dopo quella a scendere attraverso altri, possiamo definirli target, è un percorso che è assolutamente vivo ed è assolutamente in salute, proprio perché, al netto del vantaggio che il digitale ha portato in molti ambiti, oggetti come questi hanno ancora un significato molto profondo, perché tendono ad avere un percepito di autorevolezza più alto. Quindi io, tutto sommato, anche quando vado a tenere lezioni, vengo chiamato ogni tanto a raccontare il mondo dell'editoria culturale in università, mi piace l'idea di trasmettere che questa è un'industria che ancora oggi ha molto significato per le relazioni umane e per la conoscenza, ed è un'industria che, seppur in dimensioni più piccole, è assolutamente in buona salute. Quindi io credo che sia stato giusto da parte del Comune e del Museo, nel momento in cui dovevano mettere ordine in questa grande lascito, in questa donazione di cui sono stati oggetto, di concepire due oggetti come l'archivio e una pubblicazione monografica, quindi non un catalogo generale che archivia tutta l'opera di Bistolfi, che sarebbe stato peraltro impossibile, difficile, avrebbe avuto molto più tempo, perché non tutta l'opera di Bistolfi è a Casale ovviamente, ma fare una monografia, quindi una lettura, tra l'altro il sottotitolo, adesso ne parleranno sicuramente Sandra e Alessandro, sono percorsi inediti nella Gipsoteca, quindi tracciare una traiettoria. Io credo che questo taglio e questa scelta daranno la possibilità a questo libro di essere letto e di entrare nelle bibliografie di studiosi e anche successivamente di studenti. Grazie mille. Allora, con un applauso vi ringrazio per la vostra presenza e invito a raggiungermi al tavolo la coordinatrice del Museo Civico, Elena Varvelli. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Siamo qua a rendere conto di un'azione che abbiamo intrapreso appunto nel 2021 con la firma dell'atto di donazione con cui il sindaco acquisì la collezione Bistolfi destinata al Museo di Casale. Ricordo perfettamente quel giorno, avevamo ancora tutti la mascherina perché eravamo in momento Covid, quando uscimmo da casa Bistolfi dopo la firma dell'atto il sindaco era molto soddisfatto, io ero molto preoccupata perché mi ero resa conto, come ha detto Emanuele prima, della mole di lavoro che ci aspettava per trasportare, musealizzare, restaurare e rendere fruibile la collezione Bistolfi. L'abbiamo fatto in un paio di anni e infatti a giugno 2022, in una caldissima giornata, abbiamo presentato la collezione. Adesso abbiamo un altro passaggio, è un passaggio importante perché non è sufficiente rendere la collezione aperta al pubblico, renderla fruibile, ma rimane comunque al momento ancora chiusa in queste quattro mura. Dobbiamo andare avanti. Questo è un primo step, ce ne saranno degli altri che poi vi racconto. È un primo step importante perché era necessaria, si sentiva pressante arrivare a nuovi studi, a percorsi nuovi e a rendere fruibile tramite gli studiosi specializzati che ringrazio per la competenza e per la dedizione messa in questo volume, era necessario appunto realizzare nuovi studi e con questo volume credo che ci siamo arrivati, oltre alla gradevolezza dell'impianto grafico che io trovo assolutamente piacevole e di questo ringrazio molto gli addetti di Allemandi, ringrazio Giorgina Bertolino per i preziosissimi consigli, ringrazio Silvia Fiocco che ci ha seguiti passo passo nella stesura del volume e ha avuto pazienza delle nostre mille correzioni, dei nostri mille interventi, ma è stato un bellissimo lavoro di squadra e io sono veramente soddisfatta di questo risultato. La mia parte è stata una parte più gestionale, più amministrativa, io non sono uno storico dell'arte, ma è stato un bel lavoro e mi compiaccio di aver avuto a che fare con questa bella squadra. E adesso abbiamo, oltre a avere il libro, metterlo in vendita al bookshop del museo, avrà uno spazio anche sul sito web del Comune di Casale, così chi vuole lo potrà acquistare anche semplicemente scrivendoci una mail e poi partiamo per nuovi progetti. Infatti proprio di questo volevo parlare perché c'era la necessità di nuovi studi, quindi c'è sempre la necessità di ricerca, di andare avanti, di guardare avanti. Esatto. Parliamo un po' di questi nuovi progetti, si è parlato prima del rischio di spoiler, però insomma se quello che si può dire diciamo. Insomma, allora intanto un paio di progetti sono già diciamo a un ottimo punto di arrivo, direi. La campagna fotografica che è stata indispensabile per avere un corredo degno di un volume di questo genere, per cui una campagna fotografica che in parte è già stata eseguita, in parte verrà terminata nei prossimi mesi. L'amministrazione comunale ha voluto anche integrare ulteriormente il corpus di opere di Bistolfi, acquistando sul mercato antiquario quattro nuove sculture che potete vedere in gipsoteca, grazie alla donazione di Bruno Bigotti. Grazie a questa volontà testamentaria il signor Bigotti ha devoluto parte del proprio patrimonio personale proprio per l'incremento del museo civico. A questo punto ci sono ancora altri progetti, sono stati realizzati quali il restauro, e ringrazio il Sor Optimist che ci ha aiutato nel reperire i finanziamenti, no, per queste opere di restauro, e poi abbiamo due progetti che porteremo avanti nei prossimi mesi. Grazie a un contributo della Regione Piemonte affideremo a un laboratorio di restauro specializzato 25 dei 36 taccuini di Bistolfi, questi piccoli quadernetti che lo scultore portava con sé per annotare appunti, spese, sopralluoghi, disegni di tutto ciò che era in divenire nella sua produzione.
Un altro importante obiettivo l'ha già accennato Luigi Cerutti, quello della catalogazione digitale dell'intera donazione Bistolfi. Con una ditta specializzata in gestione e archiviazione messa a sistema di beni culturali, la ditta Promemoria, abbiamo in atto un progetto molto importante, un progetto che ci prenderà molto tempo, perché ogni opera va catalogata, va inventariata, misurata e poi verranno creati percorsi trasversali tra le opere che si potranno quindi avere in consultazione non solo qua tra le mura del museo, ma finalmente in una sorta di open data aperto a studenti, studiosi e anche al pubblico generico. Bene, faccio solo una piccolissima, anch'io i miei due ringraziamenti, oltre vabbè, all'amministrazione comunale che ha investito tantissimo nel museo civico, ringrazio gli autori, molto collaborativi, un ottimo gioco di squadra, ringrazio Martina Boano senza la quale io sarei sprofondata in tutte le problematiche che un libro insomma comporta. Ringrazio Gabriele De Giovanni che mi pungola sempre con tutti i consigli che io chiedo, ma che alla fine si rivelano sempre dei consigli, degli ottimi consigli, e ringrazio Alessandra Montanera. Alessandra è qua con noi da 12 anni e io credo che una collaborazione così, quando basta a volte guardarci uno sguardo per prendere determinate decisioni, ci basta, e quindi dice tutto il ringraziamento, l'apprezzamento per il suo lavoro che fa costantemente anche fuori dagli orari canonici di lavoro. Bene, grazie. Allora grazie Elena Varvelli, coordinatrice del Museo Civico. E ora invito a raggiungermi qui al tavolo dei relatori Alessandra Montanera, conservatrice del Museo Civico, e gli autori Sandra Beresford e Alessandro Botta. Buongiorno a tutti. Come avete sentito, c'è molta emozione nelle parole di tutti, sia di chi ha portato i saluti istituzionali, sia di chi ha lavorato negli uffici, e anch'io questa emozione effettivamente mi accodo. Come quel giorno in cui mi sono emozionata guardando la quarta di copertina. Ovviamente avevamo visto e rivisto le bozze, e poi quando è arrivata la quarta di copertina e ho letto la vicenda biografica artistica del grande scultore si intreccia con la storia del museo a lui dedicato. Io l'ho trovato di una, se non l'abbiamo scritta il museo, l'ha scritta l'editore, io l'ho trovato di una grandissima sensibilità, perché questo libro parla dell'artista come uomo e appunto come scultore, ma questa vicenda effettivamente riconduce a Casale Monferrato e a quella gipsoteca che fin dagli anni successivi alla morte dell'artista in città è stata auspicata, che poi probabilmente sapete tutti che ha avuto vicissitudini soprattutto negli anni 60 e 70 non così rose, ma che poi appunto oggi insomma lasciamo quei decenni bui, ma guardiamo quello che poi dal 1985, anzi dal 1984, non solo con la pubblicazione del catalogo ragionato a cura di Sandra Beresford, e oggi ricordavamo, anzi abbiamo fatto due facilissimi conti, sono ormai già passati 40 anni da quel momento in cui si è acquisita una sensibilità tale che non solo si è restaurato ma si è valorizzato per quello che era giusto valorizzare e costituire un museo, che sarà poi arrivato nel 1995 con l'ampliamento del 2021. Il fatto che Wanda Martelli Bistolfi abbia voluto proseguire la volontà del marito, o meglio concretizzare la volontà del marito Andrea, donando e legando alla città natale di Leonardo Bistolfi questa straordinaria collezione, che appunto ha permesso a 40 anni da quella straordinaria, e perché è ancora attualissima la pubblicazione di Sandra Beresford e Rossana Bossaglia, di
scrivere percorsi appunto inediti, come sentiremo. Ecco, io credo che sia un ulteriore atto di quella affezione che la famiglia Bistolfi, anche di fiducia che la famiglia Bistolfi ha sempre riposto nella città di Casale Monferrato, perché all'indomani della morte dello scultore la famiglia ha ceduto, direi, oserei usare questa parola, le spoglie del proprio caro che dalla loggia sono state traslate nel famedio del cimitero di Casale Monferrato. Lì sicuramente si attuava si sanciva un legame che è ancora molto vivo oggi, questa fiducia che è stata riposta nella città, e che la città, nonostante le difficoltà appunto che si dicevano, ma che non è il caso insomma oggi di approfondire, è comunque riuscita a portare avanti e tenere sempre alta e viva la memoria di questo grande scultore, che io mi auguro, come tanti altri, che questa pubblicazione permetta di riscoprirlo. Tutti, già quando abbiamo presentato la collezione 2 anni fa, avevamo parlato di tappe di un percorso. Ancora oggi sento parlare di che anche questo è un momento importante, ma di passaggio. Il percorso di valorizzazione di Bistolfi non è ancora terminato, né percorsi che riguardano la conservazione, la catalogazione, ma soprattutto appunto il mondo della valorizzazione è ancora della scultura di Bistolfi e di lui come artista. Sarà ancora un percorso che darà sicuramente grandi soddisfazioni al museo e agli studiosi che ci seguono. Abbiamo sentito il sindaco che progettualità molto concrete di ampliamento addirittura degli spazi per permettere sempre più di guardare, di vedere, di lasciarsi ammagliare di questa bellezza, ma allo stesso tempo percorsi di studio, di inventariazione, di percorsi che permetteranno agli studiosi, ma anche ai curiosi, perché è quello che ci auguriamo tutti, che Bistolfi possa incuriosire non soltanto gli addetti ai lavori, ma possa essere conosciuto attraverso la pubblicazione, una pubblicazione oggi tangibile che possiamo prendere in mano, possiamo sfogliare, possiamo leggere o semplicemente ammirare le bellissime immagini che sono state inserite, esattamente come appunto invece di andarlo a riscoprire per altre vie meno tangibili, che sono appunto quelle del web. Con la collega Elena Varvelli, non posso anch'io restituire tutto quello che di bello ha già detto lei, ma appunto è reciproco, abbiamo scritto un testo che apre e precede quello di Sandra Beresford e di Alessandro Botta, in cui ripercorriamo la storia della Gipsoteca, la storia di questa collezione. La Gipsoteca nasce con la donazione di Camillo Venesio, si amplia nel tempo, anche recentemente, non soltanto attraverso la collezione Martelli Bistolfi, attraverso acquisti come avete sentito, ma anche donazioni, perché troviamo la fiducia dei privati, dei privati che che mettono nelle mani del museo le proprie collezioni, magari collezioni di famiglia che in questo momento non riescono più a trovare collocazione in abitazioni più moderne. Ecco, il museo comunque è un punto di riferimento. E il nostro testo si conclude appunto con una brevissima rassegna di quello che è stato fatto finora, e io devo dire che sono pochi gli anni che sono passati dal momento in cui la collezione è arrivata e di quello che vogliamo fare, perché la collezione è entrata è entrata nel patrimonio di un ente pubblico e deve essere di tutti, deve essere conosciuta, diffusa e ammirata da tutti. Per cui vi ringrazio e adesso davvero entriamo nei percorsi inediti, come giusto che sia. Grazie. Solo una piccola domanda riguardo a questi
chiamiamoli tasselli di memoria, che va preservata e va anche divulgata poi, no? Certe volte però va anche ricostruita, quindi da queste donazioni, da questi numerosi inediti che da oggi non lo sono più, perché sono pubblicati su questo volume, quale percorso si può ancora seguire nel breve termine, diciamo così, per anche una fruibilità ampia di cui abbiamo parlato, no? Visto che siamo così... grazie a un ente pubblico che ha tra, tra le sue attività, tra i suoi fini, anche quello di divulgarlo, questo materiale, di renderlo fruibile a quanti più possibile. Certo, beh, come dire, la squadra è fatta, ora bisogna sfruttarla il più possibile, a tanti livelli, perché non deve essere soltanto un prodotto, quello che presentiamo oggi, per specialisti. Questo prodotto appunto servirà, come diceva anche l'assessore prima, dovrà essere distribuito nelle scuole, potrà essere utilizzato dalle colleghe che si occupano delle attività didattiche con le scuole, quindi sicuramente a più livelli. Ovviamente non cercheremo di proporre attività diversificate con la presenza di storici dell'arte. C'era nell'aria l'idea di fare un convegno anche tra qualche mese, ma non scopriamo tutto, perché altrimenti poi non ci sono più inediti. quindi sicuramente. E poi c'è un percorso che deve proseguire, che è quello del restauro. Abbiamo pubblicato consapevolmente alcune opere che non sono state restaurate, non abbiamo avuto paura di farle vedere, se un giorno qualcuno ci chiederà la foto di quell'opera pubblicata alla pagina X, e quella fotografia sarà diversa, vorrà dire che un percorso è stato fatto, perché i restauri che sono stati fatti in questo triennio, finanziati dal comune di Casale, ma non solo, anche dalle fondazioni bancarie, sono stati interventi davvero importanti, che io credo che non così tanti musei civici se lo possano permettere oggigiorno. Bene, grazie ancora. Allora passiamo la parola a questo punto alla professoressa Sandra Beresford, storica dell'arte, tra i massimi esperti e studiosi del simbolismo, e abbiamo già detto, ma lo ribadiamo qui, forse non diciamo che si chiuda un cerchio, però è un nuovo traguardo dal quale vogliamo anche ripartire dopo 40 anni dalla prima pubblicazione della prima mostra qui a Casale Monferrato, oggi per presentare questo nuovo volume ricco di spunti interessanti. A lei la parola, professoressa. Dunque, sono molto emozionata arrivata a questo momento. I miei ringraziamenti a tutte le persone che avete visto sullo schermo sino ad ora, l'autorità di Casale, la casa editrice, la squadra, perché questo è un lavoro di squadra, Elena Varbelli, Alessandro Montenera. Un ringraziamento speciale alla mia editrice Giorgina Bertolino, che è qui. Senza il suo aiuto forse non saremmo arrivati a questo punto. Prossima. Ovviamente ho voluto ricordarvi Andrea in piedi, Van de Bissolfi, sarà stato 10 anni fa forse. Andrea è morto nel 2019, Wanda ancora con noi, 94enne, e devo fare un tributo a lei, perché per molti anni Andrea, pur avendo una devozione per il nonno, il suo avo, come chiamava, non riusciva a concretizzare il dono delle sue opere. Studiando anche la storia della famiglia, della collezione, ho capito anche perché Andrea è stato veramente traumatizzato dopo la morte del nonno nel 1933 e la morte del padre nel 1958, doveva occuparsi di questa enorme eredità
di cui all'epoca veramente l'interesse erano molto poche. E quindi non riuscivo mai a determinare, poi a venire al punto, così che dopo la sua morte la sua moglie, devota a lui, ma come lei dice sempre, non esperta, non storica dell'arte, ha potuto compiere quello che non ha compiuto lui, quindi tanto di cappella Wanda. Avanti. Okay. Il libro si intitola Percorsi inediti. Io sono un po' perseguitato da questi percorsi. Il mio primo contatto con Bistolfi era nella preparazione di una mostra di una cinquantina di gessi nel Castello Malaspina di Massa nell'81, promosso da Mario De Micheli, che con Renato Barilli e Rossano Bossaglia sono stati i primi studiosi a rivalorizzare Bistolfi verso la fine degli anni 70. Ed è stato il mio primo contatto con i gessi di Casale. Poi veniamo all'84, 40 anni fa, e la preparazione del volume, ancora qui, tengo a precisare, senza computer, senza internet, quindi ci saranno anche, ci sono degli errori per carità, però se ne ha di pregi ne ha due, che ho cercato di pubblicare il repertorio delle opere che non era inizialmente chiesto dal comune nel contratto. E poi ho fornito anche, grazie alla documentazione messa a disposizione di Andrea, una bibliografia abbastanza esauriente sino al 1983. E allora comincerò all'inverso, perché il nuovo volume si gode di un aggiornamento della bibliografia dall'83 a oggi, in cui possiamo apprezzare anche stavo per dire percorso, sono perseguitato dai percorsi e percorso degli studi di Bistolfi, perché c'è tutta una generazione di giovani studiosi come qui presente Alessandro Bott che si occupano di molti aspetti dello scultore e del suo ambiente artistico intellettuale, quindi credo che sia valido anche per questo. Allora, veniamo a questo percorso. Non so a nominare tutti gli studiosi giovani, ma devo nominare pure Walter Canavesio, che è qui con noi, che si è curato i numerosissimi scritti di Bistolfi e va avanti anche con i propri studi di Bistolfi. Mi ha detto che sta preparando per un convegno fine anno il ruolo del Museo Egizio di Torino con gli artisti di fine Novecento, inizio Novecento, e ovviamente con la Sfinge di Bistolfi, insomma un contributo importantissimo a questo. Allora, il percorso. Io ho scelto 5 percorsi e volevo molto rapidamente, perché non è una lezione di università, illustrarvi perché li ho scelti, questi 5 pezzi, e illustrarvi un po' qua o là come abbiamo potuto ricreare a 360 gradi, usando il materiale nuovo, sia di proprio pratica di scultura, di disegni, di taccuini, ma anche attingendo al fondo archivio per ricreare tutto un quadro molto più completo di queste opere. Però mi ricordo anche 2 anni fa avevo fatto un percorso, una proposta simile per la tomba Crovetto, l'Olocausto, e anche per la tomba Bauer, nel senso che non so se io sarei in grado, però ci potrebbe anche essere il volume bis e tris, perché come ho ricostruito questi 5 pezzi importanti, insomma è possibile farlo per tante altre opere della collezione. Allora, perché Hirschel de Minerbi, il Tempio della Purificazione Belgerato? Intanto perché è un capolavoro del Liberty, del simbolismo, dell'arte funerario di fine 800, inizio 900. Avanti, questo è l'esterno, quindi all'inizio di scheda abbiamo voluto dare un'idea di come è l'opera in situ, poi ho potuto soffrire dei taccuini e disegni, noterei soltanto quello con tutte le porte, ci sono altre foglie in cui lui
disegna tantissime porte, cioè lui è anche il monogramma dei Hirsch e dei Minerbi, in ogni particolare dell'architettura, le sculture all'interno, all'esterno. È un momento anche in cui dimostra questi contatti, che poi ne parlerà anche Alessandro Botta, con l'arte europeo, con la secessione austriaca, con l'arte simbolista belga, avanti. L'influenza di Ferdinand Klopf, ad esempio. Ho voluto poi ricollegare questo, il disegno non è per Hirsch e Minerbi, ma c'entra molto, secondo me, con questa atmosfera un po' cupo, simbolista dell'epoca. Quindi ho cercato di collegare altre opere che non sono necessariamente quelle delle opere stesse. Un aggiunto solo, vorrei anche ringraziare la casa editrice Levante per la qualità della grafica, perché per me uno degli aspetti più da valorizzare di Bistolci sono proprio i disegni, sono stupendi e finalmente si vedono stupendi quali sono. Avanti. Ecco, questo è l'interno, è la figura della purificazione, un po' un mio cavallo da battaglia, la metamorfosi della Vergine nella scultura funeraria, ed è bellissimo. Purtroppo non si vede, si vede soltanto attraverso gli sportelli della porta principale, che la contessa Emma de Benierbe ha voluto appositamente lasciare vuoti. Attualmente non so come sono, perché hanno fatto entrare i piccioni e i piccioni hanno fatto dei danni terribili poi al marmo dentro, però la contessa voleva lasciarlo aperto in modo che si potesse vedere l'altare magnifico all'interno. Avanti. Mi dico, sarò molto rapida. Non si poteva non parlare della bellezza liberata dalla materia, comunemente detto l'Alpe, che è stato eseguito per la tomba del grande pittore simbolista Giovanni Segantini e poi collocato successivamente a San Moritz, fuori dal museo. Avanti. Questo è uno dei pezzi a destra che è nuovo. Abbiamo potuto così completare tutto il modello dell'Alpe, perché c'erano gli altri due bassorilievi in fondo, questo della natura, ispirato a un dipinto di Segantini, ha completato così l'opera. Ci sono tanti altri casi, in cui, tipo l'Olocausto, in cui un pezzo arriva e completa l'opera. A sinistra vedete i disegni dei taccuini, avanti. Ci è arrivato anche un modello, anche il piccolo busto ritratto di Segantini stesso, avanti. E poi, ad esempio, in alto a sinistra si vede quello che sia, credo almeno, il laboratorio, di Studio Nicoli di Carrara, dove fece eseguire molte delle sue opere in marmo. Dietro si vede la tomba Giorello e probabilmente è un'esecuzione, una copia in marmo delle 8 opere che sono nel museo di Tokyo. Quindi ci sono opere di Bistolfi anche a Tokyo, commissionate da Mazzucato intorno al 1918. Quindi sappiamo, abbiamo dato molta importanza anche alle opere di Bistolfi in America Latina, ma ci sono anche in Giappone. Velocemente, c'è anche la collezione personale di Bistolfi, opere d'arte, libri spesso commentati con schizzi dentro, fanno parte della donazione Martelli Bistolfi, fra i quali questa è un'incisione, un acquaforte di Gotardo Segantini, di un'opera del padre defunto, e lui si occupa, una corrispondenza, ha trovato anche clienti, un cliente importante di Amburgo, che fa questo proposta di cambiare un pochettino l'Alpe per la sua tomba. Non andò a buon fine, però è pur interessante che gli amici stanno cercando di allargare i suoi mercati in Europa. Avanti. E questo, appunto, come l'altro, un esempio, è un disegno di Bistolfi che credo che sia collegato, insomma, con l'idea di Segantini, delle lussuriose, queste donne intrappolate negli alberi. Avanti. Tanto per spezzare un attimo, cioè questi percorsi non sono
divisi dal libro. Questa è una delle tavole del libro, è la testa dell'Alpe in bronzo. Ha una sua storia perché apparteneva a Guido Marangoni, che fondò la Biennale a Monza di arte decorative, cercò di coinvolgere Bistolfi in questa iniziativa, un altro, e poi ho rubato ad Alessandro Botta questa immagine pubblicata nel 1906 in Kunstfurales. Questo monumento e il binomio Segantini-Bistolfi servì moltissimo a diffondere la fama di Bistolfi nei paesi di lingua tedesca. Torniamo ai nostri percorsi. Garibaldi l'ho voluto mettere perché io lo trovo personalmente stupendo, diciamo così, ma anche perché è un monumento commemorativo, non funerario, perché Bistolfi si sa conosciuto come poeta della morte. All'inizio della carriera molte difficoltà a vincere concorsi pubblici, ma poi questo probabilmente lo vinse anche attraverso i suoi contatti socialisti massonici, e fa un'opera d'arte bellissima con i suoi sei pannelli intorno dell'epopeo garibaldino. Avanti. Questo ve lo devo raccontare. In alto a destra vedete un primo schizzo del luogo, perché Bistolfi sempre andava a vedere dove doveva essere sistemata la sua opera. C'è quasi sempre, lo vedremo poi dopo anche per Carducci, uno schizzo del sito dove va collocata. Trovo un'idea molto moderna, no? Che l'opera d'arte fa parte anche del suo ambiente. Di sotto troverete una testolina. Questa testolina l'ho visto per tanti anni rotolarsi in una cassetta a casa di Bistolfi. Mi sembra Garibaldi. Allora, portato con la collezione lì, abbiamo verificato che in effetti è la testa della bozzetta di Garibaldi, e ancora deve essere restaurato e messo a posto, ma insomma ne abbiamo congiunto questi due pezzi. A sinistra una donazione di memorabilia garibaldine, di cui ci sono diversi pezzi nella collezione, fra i quali racconta la storia anche che Andrea diceva che c'era uno poncio originale di Garibaldi che un ospite aveva freddo una sera e ha prestato, e come tante cose non è mai più tornato indietro. Questo ci manca. Una parola solo sulla fotografia a sinistra, perché è ricchissima anche l'archivio fotografico, non solo di opere, perché quest'opera non c'è più, era uno dei bozzetti che presentò, no, per, probabilmente distrutto da lui, perché le cose piccole di solito, se volevo conservarle, sono conservate. E un'alternativa, non mi ammazzare Elena, però l'altro giorno le ho fatto presenti, ma solo perché mi è tornato in mente che il museo ha anche tantissime lastre fotografiche che sono ancora tutte da esplorare, vanno esplorate da un'esperta, perché cioè, toccandoli possono rovinarsi, però non mi ricordo neanche quante sono, ma ricordo due scatole in garage di lastre fotografiche. Avanti. Collegandolo con l'archivio, a destra vedete la parola di Pascoli, una lettera fra 25, mi sembra, lettere di Pascoli, di Maria Pascoli, in cui Giovanni accettò di inaugurare il monumento a Sanremo. Tant'è che su un manifesto c'è scritto che lo inaugura Giovanni Pascoli 26 aprile, però gli dà buco. Gli avevo già dato buco un'altra volta, perché Pascoli odiava parlare in pubblico e non si presentò. E non si presentò neanche D'Annunzio, perché fece diversi tentativi e non si presentò. La fotografia viene dal fondo critico, insomma è un immenso fondo critico, perché proprio dagli anni 70 la famiglia ha collezionato tutti i ritagli di giornali, articoli, articoli introvabili di Sud America, perché si faceva anche spedire la stampa di lì. Avanti. Poi ho voluto mettere un'opera d'arte decorativa, molto importante, monumentale, ma anche rappresentare una delle tante opere in America Latina dove era famoso lo scultore. Queste sono, vai indietro, sono state fra le opere restaurate.
magnifico disegno cianografico, 2 metri per, non so, e di nuovo l'ho redatto in preparazione probabilmente nello studio di Pistolfi, avanti, e quindi in fondo a sinistra di nuovo lo studio Nicoli, i disegni che sono venuti fuori, sia disegni oppure disegni nei taccuini, e di nuovo l'ultimo non poteva mancare, quello che doveva essere su un magnum opus, il monumento a José Carducci a Bologna, molto travagliata la sua storia, cominciato nel 1908, terminato nel 1928. Subito tanti cambiamenti, problemi finanziari, problemi, recentemente ho documentato i rapporti con lo studio Nicoli, i prezzi dopo la guerra raddoppiano, ci sono scioperi, Bistolfi soffre con gli occhi, insomma, e lui sperava, era un grande trionfo che però non fu. E scorro velocemente, questo è un abbozzo di accettazione del contratto scritto dietro una lettera del sindaco di Bologna, Tanassi. Queste lettere, più di 3.500, non solo sono preziosi per chi li ha scritti, ma ci sono più di 180 schizzi sopra, quindi Bistolfi prendeva la lettera, lo leggeva, magari abbozzava dietro la risposta e già che era lì facevo 3 o 4 disegni, quindi sono preziosissimi. Avanti. Appunto, dicevo prima con un collega, il servizio fotografico del monumento pubblicato nell'Eroica nel 28 è stupendo. A sinistra abbiamo probabilmente il primo schizzo, è l'approccio a casa Carducci, che è nei taccuini, avanti. Preziosissimo, cioè le fotografie delle opere in Creta. Cioè, la Creta non c'è più, la Creta se ne va quando lo fai collare il gesso. Quindi queste sono le opere d'arte originali di Bistolfi. Il monumento a Carducci è stato completato ora con la figura del poeta, perché mancava il bozzetto. E appunto la grafica, avanti, ci sono in tutto più di 18 schizzi solo della parte sinistra del trittico, e credo che siano importanti perché si parla tanto delle allegorie, del simbolismo. Bistolfi, secondo me, è interessato a comunicare il ritmo, il dinamismo e il chiaro e scuro di questo trittico prima di pensare al simbolismo delle singole figure. Avanti, e di nuovo il servizio dall'Eroica. Ok, io sono partita dalla bibliografia, dai percorsi, ora arriviamo all'inizio, che è Bistolfi l'artista e l'uomo. Spero di aver dimostrato che sono assolutamente indivisibile, cioè Bistolfi è nato artista, artista l'uomo, sono, è impossibile parlare di uno e dell'altro. Mi sono affidata molto ai taccuini, agli appunti dei taccuini, alla corrispondenza, sì, a questi fonti originali, diciamo, più che altro, per ricreare i primi anni di Bistolfi, gli anni un po' sofferenti a Brera. Lui sente molto, non la mancanza del padre, che praticamente non ha conosciuto, che però ha questo destino, questo olocausto che lui deve compiere anche agli occhi della madre, che essendo mancato il padre così giovane, cioè affida tutte le sue speranze in lui. Ho potuto approfondire, spero, il rapporto importantissimo con la moglie, Maria Gusberti, una donna semplice, però che si è rivelata anche battagliera. Dopo la morte del marito ha fatto di tutto per poter conservare questi gessi. Avanti. Questo è figliolo, Domenico Lorenzo. Non dimentichiamo Giovanni Bistolfi, figlio maggiore. Spero un giorno di approfondire, perché è un personaggio molto interessante, che però
da quel lato della famiglia non abbiamo avuto contatti, diciamo così. I contatti vengono attraverso Andrea, il figlio di Domenico Lorenzo, qui visto in veste di pilota, se non fosse per lui, che fra 33, 57, 58 questa eredità sarebbe andata persa, lì non ci sono dubbi. E con enorme difficoltà finanziaria, fra i quali c'è anche un fallimento, e c'è una perizia del fallimento che elenca 690 opere, perché avevano intenzione di venderli possibilmente a musei o privati, insomma, ma si sarebbe disperso. Poi con l'intervento in parte di Camillo Venezio, del banchiere di Casale, riescono a salvare alcuni. Le altre cose tornano da Andrea. E anche Andrea ha subito 3 o 4 traslochi, mi sembra, a Torino, prima finalmente di appunto metterli in garage e in cantina. Avanti. Quindi questo è per far vedere Bistolfin, uno dei due studi, molto importante. Questo si è salvato, la croce, ma ad esempio la purificazione degli Isole Minervi non si ha notizie, deve essere andato distrutto. Qualche esempio verso la fine, ho voluto illustrare Bistolfi attraverso gli occhi dei suoi amici. Non erano amici qualunque, erano intellettuali, poeti, pittori. Sono due caricature, perché Bistolfi aveva anche un netto senso dell'umorismo. La Camerana a sinistra e Deliani, il pittore a destra. La cornice l'è stato creato da Edoardo Silvestri e donato 15 anni dopo. Carino l'iscrizione, perché dice che gli ha presentato le anime gemelli, perché Bistolfi cercava anime gemelli e in molti casi anche trovati. È il caso di Anti Camerana, il poeta, che ho pubblicato una lettera 4 giorni prima a Bistolfi, prima che si suicidò, molto amico di Fradelletto, il primo segretario della Biennale. Bistolfi ha aiutato molto nell'organizzazione non solo del Biennale ma anche di altri. Avanti. Sibella Lerama, l'amante all'ora di cena, che servì per modella per il Michellino. E Cesare Lombroso, di cui penso parlerà anche Alessandro Botta. Ho selezionato 5 o 6, c'è anche Vittore Grubici, perché era molto amico anche di diversi pittori divisionisti. Quindi è un terreno molto molto fertile questo dei suoi amici e i vari sodalizi che lui sperava di formare con altri artisti, perché credevano anche nella funzione sociale dell'arte. Ora qui non mi dilungo, perché credo di aver parlato a distanza, però questo mi è capitato, non so, serendipity. È una delle tante lettere di famiglia che scrive la moglie con molto affetto, è vero, ma se guardate la data 97, è scritto da Belgirate, ma non dalla villa di Hirsch de Menire, è scritto dalla villa di Emilio Treves, l'editore di cuore, e nomina, man mano che si va avanti, la signora Maria e sua figlia di Treves. Mosso è Angelo Mosso, che è un famoso scienziato dell'epoca, sempre di questo ambiente dei Lobrosi. Poi va avanti, va a trovare Pugliese, Camillo Pugliese Levi, pittore, gentiluomo, divisionista, per cui Bistolfi fece 2 tombe. Va avanti ancora, parla della mancata vincita del monumento a Cairoli, a Pavia, e dice che la signora Cairoli amava il suo progetto e non aveva intenzione di parlare con Cassi, che l'aveva vinto. Poi va avanti sino alla fine e nomina Ernesto Ferrario, che è un musicista, perché tutto il tema dei Bistolfi e musica è molto molto fertile. Parla di Cimbri, era Cesira Ferrani, che era la prima Mimì della Bohème, e era la prima Manon Puccini, e poi sua sorella Lidia, e poi... insomma sono loro. Avanti. Quindi... per dire un accenno soltanto di come la vita,
gli amici, i vari ambienti frequentavano, influenzava anche le sue opere. Questo è lo schizzo di Ferraria con la moglie, che diventa Crepuscolo in bronzo, che è esposta a Londra nell'88, ad Anversa nel 94, quindi diventa opera d'arte. Questo è uno dei numerosi dipinti di Camburzano, dove Ferrari aveva fatto uno studio nel castello e nei pochi periodi di riposo d'estate Bistolfi andava a dipingere lì. Ah, ecco, l'ultimo riferimento era che lui andava a Lomellini, all'inaugurazione. L'inaugurazione era per la tomba Vocchieri, delle Spose della Morte. E quindi qui, tanto per parlare degli ambienti musicali, evidentemente ha fatto questo programma che credo che fosse la nipote del defunto della Cappella Vocchieri. Poi finisco. Due accenni. Questa è stata una scoperta perché è un piccolo bozzetto che doveva essere fatto per la tomba di Pascoli a Castelnuovo Pascoli e non è stato eseguito. E un altro, questo invece è la poesia in piccolo nudo della tomba Hoffmann a Torino. Uno dei prossimi progetti è di parlare di Bistolfi poeta fra i poeti, perché era poeta, era amico dei poeti. Poesie sono state ispirate alle sue opere, sono molte di più di quanto si credeva inizialmente. E vi lascio, se riesco a trovarlo, con solo questo. Una delle sue ultimissime dichiarazioni, tre giorni prima di morire, ad Angelo Biacotti diceva: musica, armonia, bellezza e soprattutto poesia furono le ultime parole che mi disse due giorni prima di perdere conoscenza ed entrare nella lunga, quieta agonia. Grazie. Grazie, professoressa Beresford. Solamente un flash, perché abbiamo capito che l'arte era totalizzante nella vita di Bistolfi. Certo. E da questi nuovi percorsi, quale aspetto è stato messo in luce in modo migliore rispetto al passato, quando mancava ancora l'analisi di questi materiali? Ma perché in passato non avevamo appunto la possibilità di attingere ai documenti originali, assolutamente. È un artista che si è parlato molto di sé. Basta guardare il FES, gli scritti alla collezione di Canavese, ha parlato moltissimo di sé, delle sue teorie, eccetera. Però questi sono assolutamente inediti, questi squarci sulla sua personalità. Due cose: era sorprendentemente molto spiritoso, no? Uno pensa alla morte, no? Molto spiritoso, molto ben voluto praticamente da tutti quelli che lo circondavano, è molto generoso verso gli altri. Bene, grazie. Allora, e concludiamo con l'ultimo intervento del professor Alessandro Botta, storico dell'arte e docente all'Accademia Albertina di Torino. Prego, professore. Bene. Innanzitutto volevo fare dei brevissimi ringraziamenti soprattutto a Sandra Beresford, a Elena Varvegli, a Alessandra Montanera per avermi coinvolto in questa vicenda, ecco, in maniera peraltro del tutto inaspettata, in quanto appunto adesso è stato spiegato un po' l'iter, diciamo, il percorso di questo volume. Io non sono in maniera specifica uno specialista di Bistolfi, ecco, mi sono occupato di arti figurative, anche di scultura fra 8 e 900, ma anche, diciamo, di questioni di processi di carattere culturale. E quindi è stato per me un riconoscimento importante appunto essere chiamato raccolta per scrivere, diciamo, un contributo in questo volume.
è sicuramente importante. Parto naturalmente con la copertina, come vedete, che abbiamo già avuto modo in più occasioni di vederla, ecco, un volume che, accodandomi a quelle che sono state le impressioni diffuse stamattina, che non deve essere appunto un punto di arrivo, ma piuttosto un punto di partenza, un dispositivo appunto che deve fungere da innesco verso delle ricerche e delle speculazioni successive. Ieri sera, mentre preparavo appunto le diapositive per l'intervento di oggi, sono un attimo trasalito in quanto sono voluto partire con il confronto tra queste due copertine. Siamo nell'84, siamo 40 anni fa, e oggi siamo invece con questo volume, a presentare questo volume. Ecco, sono esattamente, diciamo, i miei estremi così biografici. Io nasco nell'84 e la mostra dell'84 non l'ho vista, ma ho acquistato poi in tempi recenti, diciamo, il catalogo, e oggi mi trovo a aver scritto un testo per il volume appunto corrente. Ecco, mi sembrava un dato simpatico, perché molto spesso noi lavoriamo sui materiali ma non pensiamo come questi materiali si inseriscano anche rispetto alla nostra cronologia, alla nostra biografia. Invece è un dato secondo me curioso. Si parlava prima di Lombroso, ecco. Mi interessava partire con questa immagine che è riprodotta appunto sul mio saggio. È un'immagine curiosa sotto tanti aspetti, perché è un'immagine quasi rubata. Oggi ci può apparire forse convenzionale, no? L'idea di immagine rubata. In realtà al tempo era una cosa molto molto rara, in quanto la fotografia rappresentava un momento di posa, un momento in cui le persone devono porsi di fronte alla macchina fotografica e sancire e celebrare di fatto un momento. Qui abbiamo delle figure fondamentali, appunto Giovanni Cena sull'estrema sinistra, Bistolfi di profilo, sopra di lui in piedi Rodin, Auguste Rodin, appunto uno scultore che non ha bisogno di alcun tipo di presentazioni, che sovrasta Bistolfi nonostante Rodin fosse famoso per essere molto basso. E invece sull'estremo destra abbiamo Cesare Lombroso. Il mio testo, che qui diciamo accennerò soltanto brevemente senza andare nel dettaglio, anche perché i libri sono fatti apposta per essere letti, per essere consultati, quindi non mi pare il caso di dover così svelare tutto quello che è stato frutto delle mie ricerche, che sono ricerche anche in questo caso come punto di partenza, non come punto d'arrivo, ecco. E mi sono occupato di lavorare sulla figura di Bistolfi e sulla ricezione di Bistolfi in campo internazionale. Bistolfi è un artista che a un certo punto incomincia a essere molto conosciuto all'estero, ma non tanto attraverso quello che è l'esposizione delle sue opere, ma piuttosto attraverso la carta stampata e la critica. È uno scultore che appunto espone poco, perché a partire dagli anni 90 dà alla sua scultura una dimensione ambientale, quindi una dimensione che difficilmente può essere esposta, presentata appunto nelle occasioni espositive. Non troviamo infatti molti oggetti di Bistolfi, gli oggetti sono negli anni 80, le sculture di piccole dimensioni, i bronzetti. A partire dagli anni 90 lui lavora su una dimensione ambientale. Questo secondo me è un dato che andrebbe ancora in qualche modo approfondito e scoperto rispetto a questa idea di utilizzare l'ambiente o di studiare l'ambiente. Sappiamo che Bistolfi, prima di partire con una progettazione, andava in visita sul luogo, lo capiva, lo interpretava, lo appuntava sui suoi taccuini. Questa foto però di Lombroso mi serve anche molto velocemente per farvi vedere quali possono essere le derive di certe ricerche, appunto. Da un lato sì, l'importanza che Bistolfi ricopre per Lombroso diventa una sorta di cavia Bistolfi, Lombroso di misura, diciamo, gli analizza la scrittura, la grafia, analizza ad esempio la sua visione, quanto grande è il suo spettro ottico, che risposta ha appunto dei riflessi di luce. Ma la cosa divertente è che Bistolfi diventa anche un consulente dello stesso Lombroso, e soprattutto il campo spiritico. Ecco, abbiamo qui Walter Canavese, che si era occupato appunto già in passato di questi calchi medianici, questi oggetti interessantissimi, peraltro riscoperti anche in tempo recente dalla critica fenomenologica, la Biennale passata, a questi calchi di Esopo e Palladino erano appunto esposti nel contesto della Biennale precedente.
Gli sottopone anche però fotografie. Io mi sono divertito a giocare, a mettere a confronto appunto una fotografia spiritica di collezione Lombroso e diciamo un dettaglio della stessa spinge, cioè capire come ci possono essere state delle cortocircuitazioni fra campi semantici anche diversi. Naturalmente il momento clou di Bistolfi è l'esposizione del 2 con questo manifesto. Bistolfi in realtà non espone nel 2, ma è presente con questo manifesto, un manifesto che circola ben prima dell'apertura della mostra in tutta Europa. Qualche esempio della sua circolazione: Art Decoration, rivista importantissimo francese, un articolo di Florence Guevard, che sarà uno dei massimi promotori di Bistolfi in area francese, o ancora la rivista di Kunstfural, qua siamo nel 99, che gioca di confronto tra il dolore confortato delle memorie di Bistolfi e il monumento ai morti di Albert Bartolomé, che tuttora potete vederlo nel più importante cimitero francese parigino, che è Père Lachaise, questo monumento appunto dalle dimensioni colossali, in quel momento diciamo al centro del dibattito sul monumento funerario. Quindi c'è questo continuo confronto di Bistolfi con i grandi protagonisti della scultura europea. Non a caso, tornando a Florence Guevard, nel 2 scrive proprio: ricordatevi questo nome appunto di Bistolfi, un giorno sarà famoso quanto quello di Rodin e di Constantin Meunier. Ecco, questa è una cosa che non si è mai avverata, ma speriamo di, attraverso la nostra azione, di poterla perseguire. Riviste spagnole, anche qui il ruolo della riproduzione fotografica, ma anche xilografica, ha occupato parte del mio lavoro e del mio intervento sul catalogo. Ecco, si parlava forse prima, ma forse mi confondo, di inattualità di Bistolfi, che è un'inattualità che riguarda un po' tutto quel lungo Ottocento. Bistolfi è stato in realtà sempre un artista attuale, non necessariamente per la sua scultura, ma anche rispetto a quello che è il suo portato culturale, che gli è sempre e costantemente stato riconosciuto. Questo non è il mio saggio, ma mi interessava presentarvelo, una lettera che Filippo Tommaso Marinetti, che tutti conoscete, spedisce a Bistolfi nel 9, probabilmente, non è datata, in cui gli trasmette il manifesto del futurismo. Quindi reputa Bistolfi, i due si giocano più di 20 anni di età di differenza, ecco. Reputa appunto Bistolfi un possibile interlocutore, non penso come firmatario, ma come sostenitore di quello che è il futurismo. E questo è un processo che in realtà troviamo in maniera costante anche poi negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50, quando poi naturalmente Bistolfi non ci sarà più. Bistolfi è un artista, uno scultore che sostiene profondamente i giovani, soprattutto a Torino, perché poi lui di Torino farà diciamo il luogo di elezione. Pensiamo all'aiuto che darà a Casolati, ma pensiamo anche a un artista come Italo Cremona, del quale ci sarà, inaugurerà a breve una retrospettiva curata anche dalla qui presente Giorgina Bertolino. Cremona conosce Bistolfi negli anni 20, una visita scolastica. Lui era allievo del liceo Cavour e il suo docente di lettere porta in visita gli studenti proprio lo studio bistolfiano, penso quello di via Bonsignore, credo. E lui lascia poi questa sua impressione negli anni 30, molto divertente, no? Di questa sfinge senza capezzoli. È una cosa estremamente curiosa e divertente. È interessante perché Cremona, appunto artista eretico, surreale, in un'intervista del 55, quando gli fecero questa domanda: ma qual è l'artista contemporaneo che più ti ha influenzato? Lui risponde: Leonardo Bistolfi. Leonardo Bistolfi ormai era morto da 20 anni. Cosa dire? Chiudo con un'immagine che se vi capita di andare alla GAM di Torino troverete negli spazi della GAM. Siamo nella Wunderkammer, quel luogo immaginato per raccogliere delle brevi e puntuali mostre che possono essere monografiche o anche di ricognizione più ampia. In questo caso questa Wunderkammer è stata affidata a un giovane artista, in realtà un artista nasce negli anni 70, Jacopo Benassi,
che ha questo percorso di fotografo, poi portato poi all'installazione, diciamo un linguaggio contemporaneo. In questa Wunderkammer, a fronte della richiesta della conservatrice e curatrice Elena Volpato di scegliere nell'ampio, diciamo, spettro dei depositi della GAM di opere di scultori del passato, ma di un passato anche recente, Benassi sceglie il bozzetto a Lombroso. Certo, possiamo dire che un confronto, se vogliamo, anche spietato, no? Nell'utilizzare una scultura che è una scultura, come vedete, che è patita, ma io la vedrei anche in chiave positiva questa cosa, in quanto un artista contemporaneo che adotta una scultura di Bistolfi come confronto non può che farci mesperare rispetto a quello che Bistolfi potrà divenire negli anni futuri, ecco, anche per la generazione più giovani. Grazie. Grazie professore. Proprio in conclusione, parlando della fortuna di Bistolfi, questo potenziale, quanto è ancora possibile da sviluppare e quanto può realizzarsi? Ma allora, noi parliamo prevalentemente dell'archivio di Casale, giustamente, che deve essere ancora tutto sondato, tutto studiato, per la maggior parte, ecco. Però bisognerebbe vedere anche gli archivi che contengono materiali di Bistolfi, anche su un territorio che non è soltanto quello italiano, ma è un territorio vasto. Pensiamo all'archivio della Biennale di Venezia, che sicuramente ha un'ampia dose di materiali bistolfiani, carteggi, ma molto banalmente io ho fatto dei brevi affondi che poi non sono rientrati in questa ricerca, ma esistono carteggi con Bourdelle, con Antoine Bourdelle, uno dei massimi scultori francesi post Rodin. Con Rodin ci sono dei carteggi già studiati, ma andrebbe appunto sondato quello che c'è di Bistolfi fuori da Casale. Questo secondo me è un percorso che andrà prima o poi intrapreso. Bene, allora cogliamo anche il suggerimento e ringrazio per il puntuale intervento. Ci avviamo alla conclusione, perché comunque diciamo che l'ora è propizia, come si dice solitamente. Io rinnovo i ringraziamenti che sono già stati fatti precedentemente, ringrazio tutti voi per aver partecipato, per essere stati presenti, ringrazio i relatori, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo volume, allo staff del museo, allo staff del comune di Casale Monferrato. Quindi il volume oramai è entrato in società, perché la presentazione di fatto è un ingresso in società del volume, è disponibile per l'acquisto, disponibile nel bookshop del museo, è disponibile nelle librerie, quindi insomma per chi è interessato e per chi abbia voglia di approfondire questa figura nostra concittadina, possiamo dire, e di rilevanza internazionale, abbiamo una nuova opportunità. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di domenica.